Come with me and you'll be in a world of pure imagination. Take a look and you'll see into your imagination. Quando ti viene chiesto di presentare il libro di un amico, qualche dubbio ti viene. E se non sono in grado? E se dico cose inappropriate? E se mi scappa qualcosa che violi la sua privacy? E se anziché invogliare alla lettura ottenessi l'effetto opposto? Ma soprattutto la madre di tutte le domande. E se finisse l'amicizia? Eppure, nel momento stesso in cui lui me lo ha chiesto, mentre con la testa ero ancora lì che pensavo, con la bocca avevo già risposto di sì. La rassegna è A tu per tu con l'autore, promossa dal Centro d'Abruzzo di San Buceto, e lui è Romano De Marco, abruzzese, specialista in polizieschi e autore di diversi libri di successo, come il penultimo, L'uomo di casa, pubblicato da PM, 5 ristampe, finalista al premio Scerbanenko, dove ha conquistato il premio dei lettori. E siamo all'ultimo libro di Romano De Marco, Se la notte ti cerca, presentato alla libreria Coop del Centro d'Abruzzo. Se la notte ti cerca, questo è il bellissimo titolo dell'ultimo libro di Romano De Marco, che è, come si dice, reduce dai fasti precedenti del libro L'uomo di casa. È stato un bel successo, lo è ancora perché si continua a vendere per fortuna, libro che ha goduto anche di ristampe e di apprezzamenti della critica, e vi assicuro che poi nel panorama odierno avere delle ristampe non è poi impresa così facile per uno scrittore. Insomma, Romano c'è la sua penna o la sua tastiera, che dir si voglia, anche per questo Se la notte ti cerca. Si cambia completamente ambientazione, andiamo dagli Stati Uniti dove avevamo lasciato L'uomo di casa, torniamo in Italia in una città particolare che è Roma, che tra l'altro recentemente accoglie molti scrittori, diciamo, che si cimentano in racconti particolarmente noir o thriller che siano. Evidentemente si presta allo scenario romano. La tua Roma è una Roma particolare e particolarmente cupa, anche sofferente, diciamo, e lì ci sono le imprese, le indagini del commissario Laura Damiani. Intanto, perché la scelta di Roma? Ma la scelta di Roma anche per cambiare, a me piace un po' variare lo scenario delle mie storie, dei miei romanzi, perché nel mio caso la città che fa da sfondo alla storia è un personaggio ulteriore, per cui non voglio raccontare sempre lo stesso personaggio, come vario i miei personaggi che sono una decina e li sono interscambiabili a seconda del tipo di storia che voglio raccontare, così vale anche per lo scenario. Roma oggi è una città molto difficile e dolorosa da raccontare, perché sta vivendo una crisi totale da tutti i punti di vista, quindi urbanistico, culturale, sociale, economico, per cui non è stato facile raccontarlo. Diciamo che ho raccontato alcune suggestioni di Roma, alcuni quartieri, perché è una città immensa e raccontarla tutta è veramente complesso. La storia si avvolge attorno ad un locale particolare, un locale definito per un locale per incontri, raffinati incontri, frequentato soprattutto da donne e da donne sole. E ci sono anche personaggi maschili naturalmente in questo libro, ma c'è molto l'anima delle donne, da donne di vario genere, a cominciare da quella naturalmente di Laura Damiani, che si trova ad indagare sulla morte di alcune donne. Poi non svelerò altro, ma queste insomma sono le prime cose che si leggono già nelle prime pagine, poi comunque sono sul risvolto di copertina, e indagando su queste donne in qualche modo indaga anche all'interno di se stessa, scoprendo un lato oscuro anche suo, una sua fragilità. Protagonista nel bene e nel male è la solitudine o singletudine, che dir si voglia, che forse sono due sfumature completamente diverse. Hai voluto dipingere questa situazione, che può essere transitoria o definitiva, scelta o non scelta, però in una maniera, in un'accezione anche molto sofferta.
Ma sì, il romanzo è partito proprio dalla volontà di raccontare la solitudine, non solo la solitudine femminile, ma la solitudine in generale. Ci sono personaggi anche maschili che vivono questo problema, e la solitudine è vista come una sorta di malattia che ci indebolisce, ci rende, quindi rendendoci deboli ci mette anche alla mercé di chi vuole approfittare, no, di questa nostra debolezza. Infatti il killer che uccide persone sole, donne sole a Roma, approfitta proprio di questo loro stato di debolezza portato dalla solitudine. Sono tante le solitudini che vengono prese in considerazione nel romanzo. C'è la solitudine di chi ha vissuto un'esperienza sentimentale fallimentare e non riesce a voltare pagina, si trova solo e non riesce a voltare pagina. C'è la solitudine di chi vive una vita virtuale sui social e una reale ben diversa, molto più tragica. C'è la solitudine di chi non accetta la propria diversità, la propria omosessualità, e quindi per forza di cose non riesce ad integrarsi insieme agli altri nella vita sociale. Ecco, ho voluto proprio esplorare questo stato dell'anima che è la solitudine, privilegiando soprattutto quella femminile, perché ho scoperto da qualche libro a questa parte che parlare di donne è più interessante, perché è un mondo molto più variegato, sfaccettato, e le donne sono molto più belle degli uomini anche come personaggio, proprio in tutti i sensi, per cui mi piace molto scrivere di donne. E questo mi porta immediatamente alla quella che sarebbe stata la domanda successiva, cioè come ti sei preparato a pensare al femminile, perché non è solo scrivere naturalmente al femminile. Ma guarda, una volta Nanni Moretti, a proposito del suo film La stanza del figlio, disse una cosa che mi trova d'accordo e alla quale ripenso sempre: si può scrivere un romanzo autobiografico anche parlando di persone completamente diverse da noi, immedesimandovi semplicemente in una situazione, nella mentalità di un personaggio che vive una determinata vicenda. Io cerco di medesimarmi molto con i miei personaggi, per cui a quel punto, anche se parlo di una donna sola che ha problemi perché non è riuscita appunto a superare il cambiamento del suo corpo dovuto all'età, oppure non è riuscita a superare la delusione della sua storia sentimentale, io cerco di immedesimarmi ugualmente, no? Per cui quando parlo dei miei personaggi è sempre come se ne parlassi in maniera autobiografica, e questo è il mio, cioè quello che tento almeno di fare, no? Immedesimarmi e evitare gli stereotipi, cioè cerco di pensare come penserebbe quel personaggio, come penserei se fossi quel personaggio in quella determinata situazione. La solitudine mi ha perseguitato per tutta la vita. Dappertutto, nei bar, in macchina, per la strada, nei negozi, dappertutto. Non c'è scampo. Sono nato per essere solo. Apriti cielo e manda un po' di sole a tutte le persone che vivono da sole. Apriti cielo e fa luce per davvero su quando sono stato quello che non ero. Romano De Marco sta girando l'Italia, lui è un infaticabile giramondo, appunto, pur avendo comunque un lavoro diverso da quello dello scrivere, ma sulla scrittura investi tanto della tua passione, del tuo tempo, della tua determinazione, per cui hai piacere che questo libro poi venga anche svelato con la tua presenza, insomma, le persone possono farti delle domande, possono capire cosa ti ha spinto a scrivere una cosa piuttosto che un'altra, e dunque giri, dove andrai prossimamente e quando ti fermi? Guarda, tu ci conosciamo, sai che io giro con quella che chiamo l'agenda elettronica, che in realtà è un foglio di carta tutto quadrettato con tutti gli appuntamenti dei prossimi mesi, perché veramente a volte non so neanche dove mi trovo, dove devo andare il giorno dopo. I prossimi appuntamenti saranno Comacchio, un festival molto importante che si chiama Nero Laguna, poi Crotone, Pistoia, Ferrara, eccetera eccetera. Tornerò a Roma a fine mese, insomma ho ancora almeno una trentina di presentazioni da fare.
quindi è complicato ricordarsele tutte, però mi piace andare in giro, perché mi piace portare in giro il mio romanzo, parlarne e soprattutto incontrare i lettori. È una cosa, forse è la cosa più bella dello scrivere, questo rapporto d'amore, no, che si crea tra chi ha apprezzato le cose che hai scritto e tu che hai cercato di dare qualcosa agli altri, no? In fondo scrivere è questo, è una richiesta d'amore, è la maniera migliore per viverla, è proprio stando a contatto con i lettori. Il libro è uscito da poco, però so che già sta andando molto bene. Sei soddisfatto intanto del risultato, dei risultati fin qui avuti dall'Uomo di Casa? Guarda, l'Uomo di Casa ha avuto 4 ristampe nella edizione hardcover, diciamo copertina rigida, poi c'è stato un tascabile che è uscito a febbraio, che ha già avuto una prima ristampa. Sono molto soddisfatto perché siamo intorno alle 15.000 copie e per un autore come me, insomma, è un ottimo risultato, perché se pensi che in Italia escono 170 libri al giorno e la media di vendita è sulle 500-600 copie, quindi spesso i numeri che si dicono e che si sentono sono veramente numeri falsati, pompati. Io ti dico dei numeri effettivi, dei numeri ufficiali, per cui sì, sono molto soddisfatto, anche perché l'Uomo di Casa nelle prime settimane, mi dicono dall'editore, cioè Se la notte cerca nelle prime settimane sta andando anche meglio dell'Uomo di Casa, quindi forse il fatto di girare tanto, di andare a stanare i lettori quasi nelle varie parti d'Italia, qualcosa, diciamo, qualche risultato lo sta dando. Non posso non chiederti la classica domanda finale: dopo le avventure di Laura Damiani si torna ad un altro dei tuoi personaggi abituali o qualcuno di nuovo, oppure Laura ha ancora qualcosa da dire dopo La notte cerca? Insomma, tutti ci chiediamo se questa notte alla fine l'ha trovata, se ha trovato lei la notte, soprattutto se si scappa dalla notte, se bisogna andare incontro. Laura tornerà in un romanzo, tra l'altro ambientato a Pescara, un romanzo estivo ambientato d'estate a Pescara. Però prima di Laura torneranno i miei personaggi della saga milanese, quella pubblicata con Feltrinelli, Marco Tanzi e Luca Betti, un romanzo che sto per finire di scrivere, a cui tengo molto perché tratta dei temi molto delicati, anche molto, molto difficili. È una scrittura dolorosa, quel che parla di malattia, di disagio mentale, di pedofilia, insomma di cose molto, molto complesse. E ancora continuo a scavare un po', guardando dentro me stesso, il mondo dei 50 anni, perché una cosa che accade in questo romanzo è che Marco Tanzi, quest'uomo duro, così burbero, così nichilista quasi, diciamo, si innamora. E allora, siccome lui non crede nell'amore, nel romanzo parlerò di questo, di un uomo che non crede nell'amore, che però si innamora. E quindi mi sto impegnando molto nello scriverlo, sarà il prossimo romanzo. Poi tornerà Laura a Pescara. Allora, Romano De Marco è un romanticone, per quanto lui voglia dissimulare, però ho il sospetto e comincio a credere che sia così. Intanto grazie e naturalmente in bocca al lupo anche per questo libro, Se la notte ci cerca. Come dico sempre, quando gli autori, gli scrittori ritornano qui alla Libreria Coop, insomma, fa piacere un po' a tutto lo staff e anche a me per la trasmissione che conduco per Rete 8, perché è sempre un segnale, no? Il segnale che qualcuno ritorna perché si è trovato bene. È un piacere in questo caso, è come in molti altri, reciproco, perché sono stata sempre io ad incontrare per la presentazione del precedente libro Bianca Silvestri. Era Io e lo straniero, era un libro con una narrazione forte di carattere storico. Ci occupiamo ancora in qualche modo di storia, ma di storia più recente, con l'ultimo libro di Bianca Silvestri, L'ultimo mate. Siamo in America Latina intorno al 1974 e sarà la stessa Bianca a raccontarci che cosa succede. È il periodo della dittatura dei colonnelli. Mi sono trovata lì perché ero andata per lavorare per conto del Ministero degli Esteri come insegnante in una scuola di cantiere a Salto Grande. Sembrava tutto tranquillo, tutto bello, questa atmosfera proprio di silenzio si è presto trasformata in una cappa che limitava molto la libertà. Me ne sono accorta quando, andando a prendere lezioni di spagnolo, parliamo un pochino della politica del vostro paese, ma francamente non sapevo dove era prima l'Uruguay, né sapevo che tipo di politica c'era, perché per noi l'America Latina, i colonnelli erano Pinochet, era il Cile, l'Argentina, ma in Uruguay non ne parlavano, non se ne sentiva. E lei mi disse, mi guardò prima con gli occhi un po' sgranati, poi si voltò a destra e a sinistra a casa sua e mi disse: anche le pareti hanno gli occhi e le orecchie.
cioè cosa avevo chiesto, cosa avevo detto di così strano. E da lì poi mi sono accorta di tutto il resto, di tutta la repressione che c'era. Sono passati ormai più di 40 anni, credo, e da quando sono tornata avevo l'intenzione di dover scrivere qualche cosa, perché era soprattutto quell'atmosfera di bene apparente e di marcio sotto, perché si sentivano gli spari, si vedevano i corpi, ogni tanto si trovavano sul lungo fiume, i segni c'erano ed erano evidenti. Al centro di questa storia, così come nel titolo, c'è questo ultimo mate che è un po' un simbolo, anche una bevanda simbolo, ma non solo, insomma, sia dell'America Latina e di quei luoghi. Perché l'ultimo? È la storia di tre ragazze, tre amiche, sin dall'infanzia, che si incontrano in genere per prendere un mate il pomeriggio. Ed è una cerimonia che loro fanno molto volentieri, perché questa zucca che viene passata con la cannuccia, loro, c'è tutto un rituale proprio, un tè. Que tu cuerpo es una veraza y es tenebre enamorar, y tus ojos dos candenas que mi vida alumbrará. ¡Ay, morena, móvete un poco más! ¡Una tarde de fuego, mamá, candombear! È tipo il tè, però è nello stesso recipiente, se lo passano, lo prendono. E questi tè, prima da ragazze, erano allegri, scanzonati, poi in questo periodo erano tè silenziosi, quindi questo silenzio incombente sulla loro vita. E poi ci sarà un ultimo mate, perché si evolverà, cambierà la situazione politica, e quindi anche le loro vite, succederà qualcosa che le loro vite cambiano, e quindi ci sarà un ultimo mate, ognuna poi andrà secondo il proprio destino e la propria voglia. Già con Io lo straniero mi ricordo che le avevo chiesto appunto dove traeva ispirazione, o meglio, avevamo osservato come in fondo poi l'ispirazione nei suoi libri venisse dalla storia e trovasse poi uno sbocco anche narrativo, però attraverso fatti più o meno insomma realmente accaduti, o comunque eventi, circostanze, sapori, atmosfere che si sono veramente verificate. E questa evidentemente è un'altra di quelle ispirazioni. Allo stesso punto la domanda è la solita, la prossima. Sto facendo delle ricerche, non vorrei parlarne, ma sono ricerche molto approfondite. Sono stata in Vaticano, sono stata in molti posti, e sarà una storia che partirà dalla fine dell'Ottocento, la fine dello Stato Vaticano e la nascita dello Stato italiano, fino ai giorni nostri. Quindi questo è lungo, lungo, sarà in più tomi. Lavoro impegnativo, anche perché quando si scrive, insomma, si scrive un romanzo storico, io immagino che sia anche molto più complesso di un romanzo che uno inventa, inizio, fine, protagonisti, e non deve rendere conto a nessuno. Invece qui c'è sempre da rendere conto alla storia, non necessariamente al fatto accaduto, ma comunque al senso di quella storia che ci è rimasta. Sì, sì, ed è proprio così. Infatti in tutti i miei libri ci sono le note e la bibliografia, se c'è bibliografia da consultare. Quindi sono sempre, anche queste tre donne sono veramente tre donne che io ho conosciuto. Certo, la vita non è questa, poi magari è la vita di un'altra, io ho mischiato un po', però gli spunti sono reali. A chi consiglierebbe di leggere L'ultimo mate? Ma mi dica a tutti, ma è ovvio. Ma direi sì, a parte le donne, insomma, a tutte le persone che sono interessate, soprattutto oggi come oggi, per scoprire cos'è la dittatura. Cioè, io sono nata, che ero piccina, però non sono nata nella democrazia.
E quindi quando mi sono trovata lì, francamente non pensavo fosse così. Tutto era bello, tutto era tranquillo. Io ho parlato recentemente con un uruguaiano che all'epoca aveva 15 anni, quindi stava al liceo. Che cosa mi ha detto? No, era tutto tranquillo, non è vero quello che dici. Cioè, neghiamo la storia? Cioè, si arriva a negare la storia. Certo, apparentemente era chiaro, ma lui non è mai andato nel Barrio Baco. Non è mai andato, cioè lui faceva, certo, andava in famiglia per bene, notai, andava al liceo, tornava a casa, tutto bello, tranquillo. È come quando c'è stata la guerra delle Malvinas. Io prendevo i giornali, sentivo la radio, stavano sempre vincendo, ma è strano che questi vincono contro gli inglesi. Avevano affondato questo, avevano fatto quell'altro, poi di punto in bianco un giorno prendo il giornale, avevano perso. Dico, come hanno perso? Se fino a ieri sera avevano vinto. Cioè, questa è la, cioè, ci si limita nelle informazioni, ci si limita. La dittatura è qualcosa di orrendo. La perdita della libertà credo che sia la cosa peggiore che a un individuo possa capitare. Giovanissimo, ma è un mio collega, un giornalista in una testata importante, scrive per il Foglio, però in questo caso ha scritto invece un romanzo che si chiama Gli 80 di Camporamaglia, Valerio Valentini, editrice La Terza. È una storia molto particolare. Io ti chiedo subito, tanto per rompere il ghiaccio, chi sono questi 80 di Camporamaglia? Perché sappiamo, in quanto mi sono documentata poco fa, che Camporamaglia è un paese inventato, diciamo così. Così, però, che si ispira a diversi luoghi della tua zona. Lui è nato all'Aquila e dunque ha così preso un po' di storie in giro e ha composto questo romanzo. Però io sono curiosa di sapere invece chi sono gli 80. Gli 80 sono gli 80 abitanti di questo paese, 80 abitanti che appartengono più o meno tutti alle stesse 3 o 4 famiglie, tutti hanno 2 o 3 cognomi e sono un po' delle piccole tribù di questo paese, un paese che, come dicevi tu, ha un nome di fantasia, grosso modo di fantasia, che mi piaceva perché aveva delle risonanze particolari che secondo me davano significato al nome del paese, e che chiaramente chi conosce quelle zone, cioè le zone del contado aquilano, dalla parte degli Appennini verso Campofelice, verso Lucoli per capirci, non farà fatica ad individuare. Non ho voluto dare il nome esatto del posto perché in realtà mi piaceva che non ci si limitasse a pensare ad una rappresentazione troppo realistica, diciamo, del posto, ma che chi lo leggesse ci ritrovasse un po' il clima, l'ambiente, le caratteristiche di un certo modo di stare al mondo, che di quel paese, ma non solo di quel paese, credo di tante zone dell'Abruzzo interno. Specificità di quella zona e di quell'Abruzzo? La specificità di quella zona, direi forse una refrattarietà alla storia, una resistenza ma quasi inconsapevole al corso del tempo. Si vive in una maniera desueta rispetto a quella a cui noi siamo abituati, ma senza averne davvero la coscienza di questa stranezza, di questa alterità. Si vive seguendo certi ritmi, certi rituali, certe leggi, non scritte ma inviolabili, e però lo si fa come se tutto sommato fosse il mondo normale di vivere. Ma sono ancora luoghi in cui, che ti posso dire, il paese mormora, insomma, ci sono questo tipo di problemi, di una certa chiusura, di una certa appunto non apertura mentale, non modernità? Sicuramente c'è
questo che tu dici è sicuramente una caratteristica di quei luoghi. Io nel raccontarli ho cercato di non cedere mai allo stereotipo, al macchiettistico, diciamo, e in effetti quei posti poi ognuno ha una sua peculiarità, e quindi sarebbe sbagliato sintetizzarli in maniera troppo sbrigativa, troppo facile. Però sì, il paese che mormora, gli occhi dietro le finestre, i pettegolezzi, i rancori anche personali tra le famiglie per motivi che agli occhi di chi non ha mai vissuto in quelle zone possono sembrare futili, persino ridicoli, patetici, la divisione di un terreno, un confine che non corrisponde a quello che i genitori avevano lasciato, liti sul patrimonio, sull'eredità, o anche più banalmente sulla pulizia delle strade, sugli spazi in comune, la gestione degli spazi comuni. Ma al di là di alcune note un po' folcloristiche che sembrano un po' anacronistiche anche, ma forse sono gli stessi litigi, gli stessi malumori che si vivono anche in un condominio di una grande città, grosso modo direi. C'è tutto quello di cui abbiamo parlato finora, e però direi che c'è anche un grande senso di solidarietà, anche quella quasi spontanea, quasi inconsapevole. Si fa del bene spesso al dirimpettaio, al vicino di casa o al cugino, semplicemente perché sembra una cosa normale da fare, non perché si sia mossi da chissà quali moti di solidarietà. Però c'è un forte senso di identità, che a volte, come dicevamo, è chiusura, è grettezza, altre volte però è anche coesione, anche compattezza, anche vicinanza. Su tutto questo chiaramente il terremoto, quando arriva, lascia dei segni e scalfisce un po' la superficie che sembrava immodificabile di quel posto, e costringe anche gli 80 appunto di Campo Ramaglia a ripensare un po' il loro modo di vivere, a mettere in discussione regole, tradizioni, abitudini che sembravano immodificabili. Ma tu come hai vissuto quei momenti? Io ero lì e avevo neanche 18 anni, 17 anni e qualche mese. E, era di notte, come tutti si sa. Li ho vissuti, direi, con una certa spensieratezza, che è quella di quell'età. Forse è l'età della prima consapevolezza del lutto, della morte, del dolore, vero? Però eravamo ancora in una terra di confine, no? A livello, come dire, di maturazione. E forse il terremoto, ecco, ha accelerato, per chi aveva la mia età e viveva all'Aquila in quegli anni, alcune tappe, alcuni ritmi di crescita. Ci ha avvicinati forse in maniera un po' repentina appunto al lutto, al dolore, alla sofferenza. E però io ricordo di quei mesi, ora detta così non vorrei scadere nella blasfemia, però ricordo di quei mesi anche un grande entusiasmo, una grande una frenesia. Voglia anche di riprendersela la vita, insomma. Sì, quasi mi verrebbe da dire, ma non vorrei sembrare oltraggioso, il divertimento di fare qualcosa di clamorosamente strano, di vederci gli occhi del mondo puntati addosso per quelle settimane, per quei mesi, perché subito dopo il terremoto arrivò il G8, anche quello fu un grande partito. Giochi per alcuni, e quindi ricordo questa quasi incoscienza. Poi chiaramente dall'altro lato c'erano i nostri amici, i nostri compagni di classe, i nostri compagni di calcetto, che magari erano morti o avevano subito dei lutti, loro sì, quelli veri, quelli autentici, e quindi ti costringevano chiaramente anche a pensare, come dicevo prima, a delle cose a cui forse a quell'età non si pensa se non in maniera un po' distratta, un po' svagata, ecco. Come with me.